con i denti, le unghie e le poche residue energie, dopo il 2-3 infrasettimanale a Lumezzane contro il Montpellier in Champions. Il Brescia Calcio femminile si impone 2-1 sul Ravenna Woman, gioca un primo tempo arrembante, nel finale soffre per un gol della domenica delle romagnole, ma alla fine ottiene i 3 punti meritati. Le leonesse strappano una vittoria fondamentale nella giornata in cui la Juventus vince 2-1 in rimonta a Bari e il Tavagnacco impatta 1-1 contro la Fiorentina. La squadra di mister Piovani ha dimostrato di saper tirare di fioretto e anche di spada quando serve. Di fioretto nel primo tempo, quando la squadra ha macinato un bellissimo gioco con trame deliziose, di spada nel secondo, quando la bombola di ossigeno ha iniziato ad andare in riserva. Nella prima frazione il Brescia si trova ad occhi chiusi, con Giuliano che illumina per le compagne. All'ottavo la fantasista imbecca Girelli su punizione, ma il colpo di testa del capitano trova l'intervento prodigioso di Guidi. Il Brescia colleziona corner, 4 in 10 minuti, e al decimo ecco il vantaggio. Solito angolo al bacio di Giuliano, sul primo palo interviene Sabatino, che insacca con un esterno destro strepitoso. Le leonesse sono scatenate ma un po' sprecone, fra il 12esimo e il 13esimo potrebbe raddoppiare con le occasioni di Tomaselli e Sicora. Al 15esimo cross dalla destra di Erum, Guidi esce male in area e la sua respinta finisce sui piedi di Hendrix, che non ne approfitta e a porta vuota mette a lato. Al 21esimo fa molto meglio Girelli, in un momento di forma strepitosa. Erum imposta per Sicora a destra, cross della polacca che ancora una volta Guidi smanaccia come può, sulla ribattuta si avventa il capitano per il 2-0. Il Brescia non cala sul piano dell'intensità e potrebbe andare in rete per altre 3 volte. La prima al 31esimo con corner di Erum per testa di Dalejic con errore sotto porta, al 32esimo con azione insistita di Sicora, prima di piede e poi di testa, e infine con quella che è l'azione della partita. Al 41esimo infatti Girelli crossa alla perfezione per Sabatino, l'attaccante si coordina in semi rovesciata, ma la palla colpisce la traversa e strozza l'urlo di gioia in gola al pubblico di casa. Nella ripresa il Brescia avverte un po' di stanchezza, complice la partita in Champions giocata contro il Montpellier pochi giorni prima, e il Ravenna ne approfitta per mettere le bianco-blu in difficoltà. Al 13esimo arriva il gol che riaccenda la partita. Da quasi metà campo Pittaccio lascia partire un tiro improbabile verso la porta di Marchitelli, l'estremo difensore battezza fuori il tiro e viene sorpreso dalla parabola. Al 15esimo nemmeno l'espulsione di Carrozzi per fallo di mano aiuta il Brescia a uscire dal momento di impasse. Le romagnole aggrediscono su ogni pallone e le leonesse soffrono. Piovani butta dentro Bergamaschi per un'esausta Sicora e Giacinti per Erum, e Cip e Chop aiutano la squadra a tenere il preziosissimo risultato. Al triplice fischio del direttore di gara Bianchi arriva il grande sospiro di sollievo, una vittoria meritata e fondamentale, certo un po' sofferta, ma anche per questo bellissima.